Grazie a tutti quelli che sono intervenuti questo pomeriggio, grazie della presentazione, potrei dire che abbiamo sentito la presentazione, avete sentito in sintesi quello che vi voglio dire, quindi possiamo salutarci e darci l'appuntamento all'anno 21. Una piccola parentesi che non c'entra con l'argomento. No, siccome lei ha ricordato più volte il fatto che io sono intervenuto nel dibattito pubblico, da qualche tempo taccio, perché non esiste più dibattito pubblico. Le cose che vengono dette e che non sono conformi a un... A come vanno le cose nel nostro paese, se non sono conformi o sono ignorate o sono il pretesto per insultare, per dileggiare. Basterebbe vedere quello che esce su internet, sui cosiddetti social, e allora devo dire che francamente non c'è più modo, non c'è più motivo, forse si fa meglio a stare in silenzio e ad aspettare sperando che vengano tempi migliori. Tempi migliori, non voglio fare un discorso politico, ma voglio fare un discorso culturale, cioè tempi in cui le persone ragionino, entrino in rapporto tra di loro con le loro idee e dal confronto tra le idee possa essere alimentato anche il nostro vivere, diciamo, dire democratico è forse eccessivo, civile. Io mi accontenterei di un contesto culturale dove domina la civiltà e il rispetto degli uni verso gli altri. Fine del pistolotto che mi è venuto di fare dopo la sua presentazione. Ora, voi mi scuserete, ma io da un po' di tempo, siccome la mia testa comincia a vacillare, tendo a intervenire in occasioni come queste avendo preparato un testo. Un testo per l'occasione, non è un riciclaggio. E naturalmente cercherò di leggerlo in maniera tale che non annoi oltre misura. Poi, voglio dire, siccome siete seduti abbastanza vicino a me, basterà che io guardi il vostro volto per capire quando sto esagerando. Devo dunque parlare di una parola e di una cosa, il dubbio, che accompagnano la vita di molti di noi, in quanto noi non si abbia rinunciato a pensare, oppure non si sia dominati fanaticamente da un solo pensiero. Ecco, detto questo, ho impostato il discorso. Da un lato ci sono quelli che non pensano o non pensano più, e sono gli scettici. Dall'altro lato ci sono quelli che hanno un pensiero solo, e sono i dogmatici. Né gli uni né gli altri conoscono il dubbio, o se lo conoscono lo considerano un qualche cosa di negativo. Invece in questa conversazione io cercherò di argomentare la tesi che il dubbio, ma poi devo spiegare in che senso, è un fattore positivo della nostra crescita, della nostra coscienza, del nostro modo di guardare la nostra esistenza come tale e nei rapporti con gli altri. Dunque, per incominciare, non per pedanteria, vorrei fare qualche riferimento di carattere generale, forse anche vagamente filosofico, ma siamo in un luogo è buono, filosofico o sapienziale. La sapienza e la filosofia sono cose diverse ma che si avvicinano. E voglio dire una cosa semplice, anzi semplicissima, e al tempo stesso importante. Una cosa che vale per i giuristi, io sono un giurista,
E allo stesso modo per coloro i quali dicono parole e compiono azioni che hanno conseguenze sulla vita propria e sulla vita degli altri. Degli altri magari persone che non conosciamo, che forse non conosceremo mai, ma molte delle nostre azioni, soprattutto coloro che operano in pubblico, in una dimensione pubblica, devono essere consapevoli che ciò che dicono e ciò che fanno non si esaurisce in un ambito ristretto, ma tende ad allargarsi. Quindi un grande senso di responsabilità. Ora, per questo genere di parole e di atti vale la sapienza antica che dice «Omnia duplicia, unum contra unum». Questa è una citazione, ci sono un po' di citazioni bibliche, non vi spaventate, non voglio fare una predica, ma la Bibbia è un testo che contiene molta sapienza, al quale ci possiamo rivolgere indipendentemente dal fatto che si sia credenti o non credenti, cristiani o non cristiani, ebrei o non ebrei. Sapienza. Allora, ogni cosa è duplice. Unum contra unum. A una cosa ne corrisponde un'altra diversa o opposta. L'Ecclesiaste, o il Coelet, come vogliamo chiamarlo, dice una cosa terribile, dice «Non c'è uomo sotto il sole che facendo il bene non faccia anche il male. Bene e male sono impastati l'uno con l'altro». E bisogna dunque essere consapevoli della pluralità e della parzialità dei punti di vista. Ogni cosa può essere vista da diversi punti di vista. Ci può essere un'esasperazione incauta quando si crede di operare unilateralmente per ciò che crediamo il bene e non ne vediamo i limiti. L'esagerazione può trasformarsi in male. Ancora l'Ecclesiaste dice «Noli esse justus multum». Non esagerare, non inorgoglirti della giustizia. E poi aggiunge «ne abstupescas», che vuol dire «per non istupidirti». In sostanza, i fanatici della giustizia, quelli che esagerano, o se volete, quelli che vedono le cose da un solo punto di vista, corrono il rischio di istupidirsi. La stessa cosa vale per il malum, sempre l'Ecclesiaste dice non esagerare nel male, sembra sottintendere, però un po' di male non fa del male, cioè entra in un rapporto dialettico col bene, insomma impedisce di essere fanatici. E nel Deuteronomio troviamo «Io pongo davanti a voi il bene e il male». È l'Eterno che parla, è Dio. «Io pongo davanti a voi il bene e il male. Scegli dunque la vita». Non dice di scegliere il bene, non dice di ripudiare il male. Dice che la vita è un aggirarsi, un districarsi, la nostra vita è un districarsi tra il bene e il male. La vita non è il bene assoluto, lineare, rettilineo, ma è un tortuoso impasto di bene e di male, nel quale dobbiamo muoverci, a cominciare dal fatto che la vita... Voglio farvi osservare questo elemento al quale non pensiamo, che la vita consuma la vita, si nutre della nuda vita degli altri. Chi sono gli altri? La vita animale o vegetale che sia. Noi viviamo sulla morte di altre vite. Ora, spesso l'etimologia ci aiuta a orientarci nel significato delle parole. Dubbio ha la sua radice in duo,
da cui deriva duplice o anche doppio, così come la parola che è imparentata, ambiguo. Ambiguo, prima che oscuro, sfuggente, significa da due parti. E così anche ambivalente. In questo significato il dubbio si collega a quanto appena detto, che può riassumersi nella splendida immagine che io cito tutte le volte che mi è data l'opportunità di farlo, di un salmo che dice, il salmo per chi vuole poi controllare, salmo 62, versetto 12, che dice: una parola ha detto l'Eterno, due ne abbiamo udite. Insomma, è un'espressione densissima di significato. L'Eterno si esprime con una parola, ma gli esseri umani ne recepiscono due, e recependone due si apre la discussione. Se noi sentissimo una parola sacra, diciamo, avente un solo significato, capite che saremmo vittime di questa parola. Mentre il fatto che noi avvertiamo un duplice significato, ciò ci libera la nostra facoltà creativa, cioè ci dobbiamo interrogare e darci delle risposte. Al di là delle apparenze, il dubbio non è affatto in contraddizione con la verità. In certo senso ne è la riaffermazione, è un omaggio alla verità. È incontestabile, secondo me, che solo chi crede nella verità può dubitare o può dubitarne. Chi crede che le cose umane siano inafferrabili, lo scetticismo, non dubita affatto. Non so se è chiaro. Se io dico nulla è conoscibile, noi viviamo, dobbiamo vivere nella ignoranza totale, non dubitiamo, abbiamo quella certezza, una certezza negativa, nichilistica. Costui sospende necessariamente ogni giudizio. Nella storia della filosofia si tratta di Pirrone e del pirronismo. Nulla è conoscibile, quindi se nulla è conoscibile in termini di verità vuol dire che tutto è indifferente, tutto è lecito. L'atteggiamento che deriva da questa idea è l'indifferenza. Il dubbio invece, nel significato che qui interessa, è il contrario dell'indifferenza scettica, perché presuppone la conoscibilità delle cose umane, ma insieme l'insicurezza di averle afferrate veramente. La consapevolezza del carattere mai completamente perfetto della conoscenza implica la coscienza della profondità delle cose. Le cose sono più profonde di quelle che ci appaiono a prima vista. E queste cose, pur se sono sondabili, sono però, non voglio dire inconoscibili, dico forse meglio, sono inesauribili. L'indagine sul vero, sul falso, sul giusto, sull'ingiusto è possibile, per fortuna è possibile, ma si tratta di idee o di cose o di concetti così profondi che non arriveremo mai al fondo. Il dubbio si esprime non con la rinuncia, ma con la domanda: sarà davvero vero ciò che vedo? Ecco l'origine del dubbio. Questa domanda è un omaggio alla verità, ma una verità che ha sempre e di nuovo da essere riconsiderata e eventualmente sottoposta a revisione. Così il dubbio contraddice tanto lo scetticismo, chi non crede in nulla, quanto il dogmatismo, quello che crede in una cosa sola. Corrisponde a un modo d'essere,
all'ethos, all'etica inquieta di chi rifiuta di considerare definitive, senza alternative, o almeno non problematiche le cose della vita. Questo atteggiamento dello spirito ha conseguenze importanti, come vedremo, sull'organizzazione anche politica della società. Sarà la seconda parte di questa conversazione, se ci arriveremo. Allora, sempre continuando in qualche considerazione di ordine filosofico, è una consuetudine negli studi del pensiero umano, di filosofia, mettere Gerusalemme di fronte ad Atene. Alla luce delle speculazioni che si sono fatte su questo confronto, Gerusalemme si mostra come la patria del pensiero problematico, dibattuto, controverso, che si sviluppa. Abbiamo un contestatore in sala. Pensiero che si sviluppa attraverso chiaroscuri mai completamente illuminati, dove una parola e il suo contrario sono entrambi, non dico veri, ma entrambi veridici, sono portatori di qualche cosa che attiene alla ricerca del vero, perché sono entrambi parole del Signore, mai penetrabili fino in fondo. Una parola ha detto il Signore, due l'abbiamo detto. Gerusalemme è la fede nella promessa del chiarimento escatologico che scioglie ogni nodo alla fine dei tempi, ma nel frattempo è il luogo dell'ascolto della parola divina nella quale la comunità intera ripone fiducia e alla quale promette ubbidienza. Ma in Gerusalemme, in quel mondo spirituale naturalmente, l'indiscutibile c'è solo la verità di un patto di fedeltà privilegiato, esclusivo, talora terribile, stipulato con l'Eterno, che comporta che si debba ascoltare la parola del Signore. Il contenuto del patto è sempre da discutere, perché la parola del Signore è per l'appunto duplice. E il salmista aggiunge: a Dio soltanto appartiene la sovranità. La sovranità è il potere assoluto. Solo a Dio appartiene, a noi qui sulla terra non appartiene nessuna sovranità, perché abbiamo ascoltato due parole. Non so se sono chiaro, se sono riuscito a esporre con chiarezza questa idea. Atene, al contrario, è la patria del pensiero luminoso, che divide la giustizia dall'ingiustizia, il vero dal falso, il bene dal male, promuovendo i primi e condannando i secondi definitivamente, in nome del principio di non contraddizione, Aristotele. Il maggior principio che condiziona l'intero pensiero filosofico occidentale fino all'illuminismo di cui siamo figli. La contraddizione, secondo questo modo di ragionare, significa che una cosa è vera e l'altra è falsa, una cosa è buona e l'altra è cattiva, o magari entrambe sono false e cattive. Ma non c'è spazio per due cose che si contraddicono e che sono ugualmente veritiere. Il principio di se è A non può essere B. Atene è la ragione che conserva i suoi miti, tutta la mitologia che noi conosciamo, ma solo per sconfiggerli e razionalizzarli attraverso una filosofia che si sviluppa secondo dicotomie, o di qua o di là, vero o falso, e coltiva il logos della ragione individuale che si confronta con se stesse e con le sue contraddizioni e che è destinata a isolarsi come pura ratio che si aggira in un cosmos immaginato come il regno dell'ordine e dell'armonia, che attende ad essere finalmente e definitivamente scoperchiato e liberato dalle false opinioni. Tutti voi avete letto qualche dialogo socratico e sapete bene che Socrate, Platone, sono alla ricerca della giustizia, per esempio. Che cosa è la giustizia?
che cosa è la verità. E queste nozioni sono collegate a un'idea metafisica, no? Di cui noi portiamo un'immagine, una traccia, ma la verità è un concetto che sta nell'iperuranio, e noi ci possiamo avvicinare alla verità con qualche atto di intuizione, ma la verità è la verità ed è una cosa sola. Non c'è spazio per le contraddizioni. E questa è la struttura mentale che ha vinto nell'Occidente e che alla fine ha immaginato l'umanità unificata in un cosmo omogeneo. La ragione è una sola, non riconosce verità plurime possibili, è sovrana e universale. È in contraddizione con quelle parole che vi dicevo, la sovranità spetta a Dio. Questa idea del pensiero che opera attraverso il principio di non contraddizione e scopre la verità e la seleziona dall'errore è un'idea di sovranità. Nel pensiero di Gerusalemme sarebbe una bestemmia. Contrariamente all'apparenza, Atene non è il regno della libertà, ma della necessità, perché al vero si contrappone solo il falso, e il falso non può accampare diritti, evidentemente, ha solo da essere spento, combattuto, sconfitto. Questo è il prezzo che si deve pagare alla sovranità della ragione, al principio di non contraddizione e alla luce illuminante che vuole disperdere ogni ombra. Per la verità questa è una contrapposizione molto schematica. Tutti i presenti conoscono la più celebre delle tragedie di Sofocle, che si chiama Antigona, e che rappresenta uno scontro tra due verità: la verità di Antigone, la pietà nei confronti del fratello ucciso, il dovere di dargli onorata sepoltura, e dall'altra la verità di Creonte, il capo della città, che vuole vietare quel funerale. Adesso non possiamo entrare nel merito della tragedia, che è una miniera di spunti che meriterebbero di essere sviluppati. Però alla fine di quella tragedia il coro rappresenta sempre la saggezza della città, dice: la tragedia si consuma, Antigone muore, si suicida, Creonte è ridotto a una larva umana, la famiglia di Creonte anch'essa cade nella disperazione, Clitennestra si suicida anch'essa, ma insomma lasciamo perdere queste cose. La tragedia si consuma appunto tragicamente, come dice la parola. E il coro dice: la radice di questa tragedia sta nel fatto che non si è visto questo contrasto tra Antigone e Creonte da entrambe le parti. Cioè non si è fatto uno sforzo per guardare quella vicenda nella sua ricchezza. È una vicenda che non aveva un lato solo, ne aveva due, e bisognava guardarli tutti e due. Adesso una piccola digressione sui giuristi. Io vi parlo da giurista. I giuristi, secondo il modo corrente di intendere la loro professione, amano vedere nel proprio oggetto, che è il diritto, amano vedere nel proprio oggetto ciò che è diritto, ciò che è diretto, ciò che è chiaro, ciò che è semplice. Il mestiere del giurista non è forse quello di chi vuole, usando i suoi concetti, vuole mettere in riga le ambiguità che vivono nell'esistenza degli uomini. Il compito dei giuristi non è forse quello di semplificatori di cose complicate? Non sono coloro che risolvono i dubbi?
Il mondo dell'ambiguo è ricchissimo, non solo di differenze, ma anche di contrasti, incompatibilità, incoerenze. I giuristi sono per natura contrari a tutto ciò. Devono regolare, indirizzare, raddrizzare, semplificare le complicazioni in cui le vite degli altri cercano di districarsi. È inevitabile che i profani, cioè i non giuristi, cioè quelli che cadono poi spesso sotto i colpi della giustizia, dell'amministrazione della giustizia, è inevitabile che i profani che guardano il mondo del diritto dall'esterno, cioè dal regno delle loro contraddizioni, considerino i risultati dei ragionamenti giuridici, l'applicazione delle regole giuridiche, come delle semplificazioni in mano a dei sempliciotti, i giuristi. Sempliciotti, che conoscono poco della vita e spesso finiscono con le loro decisioni per fare violenza alla vita. Perché il loro linguaggio astruso, la loro logica iniziatica e i loro artifici interpretativi sono temuti e spesso derisi. Perché? Se non perché vi si vede il riflesso di atteggiamenti lontani dalle difficoltà della vita reale? Non considerate voi tutti i giuristi, me compreso, uno astratto, uno che vive nel suo mondo, uno che non sa che cos'è la vita. Dico bene o no? Sì, io penso di sì. Del resto quel libretto che lei ha avuto la gentilezza di citare, Il diritto mite, è proprio un tentativo di introdurre nel pensiero giuridico la complessità. Il fatto che i casi della vita, quelli su cui i giudici poi si pronunciano, non hanno mai o quasi mai un solo lato e bisognerebbe fare ogni sforzo per portare alla luce gli altri lati. Non vedere l'ambiguità significa instupidirsi e perdere possibilità, come accade a chi guarda con un occhio solo e non conosce la profondità e la prospettiva. Accettare l'ambiguità significa invece predisporsi a vedere e comprendere di più. Eppure al diritto e ai giuristi alla fine ci si rivolge quando i nodi sociali sono troppo intrecciati, le condizioni insolubili, i dilemmi esistenziali senza uscita. Ci si rivolge quando c'è bisogno di semplificare, quando occorre uscire da un impasse e tirare innanzi. Il diritto, proprio perché si rifiuta di guardare le cose da ogni lato, è chiamato a pronunciare la parola che taglia e tronca i contrasti. Dal diritto ci si aspetta la parola definitiva, la parola, come dicono i giuristi, che passa in giudicato. Se c'è qualche giurista qui sa che cosa significa questa formula. E i giuristi credono spesso che a loro spetti di dire la parola chiarificatrice una volta per tutte, ignorando che le parole definitive non esistono nella nostra esistenza. Il semplicismo dei giuristi, tuttavia, è una risorsa molto apprezzata. Non esistono società che non conoscono i giuristi, le professioni giuridiche. Ma apprezzata da chi? La risposta alla domanda è fin troppo facile. Apprezzata da coloro che hanno i mezzi per esporre al sole dell'evidenza il lato delle cose che a loro interessa mostrare e per nascondere il lato o i lati che farebbero ombra. C'è una certa violenza in tutto questo, nell'illuminare e nell'oscurare. E i giuristi ci cascano spesso. Noi, se siamo giuristi unilaterali, senza accorgercene, umiliamo la nostra scienza e la nostra professione, assoggettandola a una parte sola, quella che ci viene offerta sul piatto d'argento del senso comune, dell'ideologia corrente e degli interessi prevalenti. Non possiamo accettare supinamente questa parte, se non vogliamo svendere, magari senza accorgercene e quindi incolpevolmente, la nostra scienza e la nostra professione, se non vogliamo asservirle. L'invito a pensare le ambiguità del diritto non è dunque esclusivamente un invito a sciogliere
le ambiguità, ma innanzitutto a comprendere di che cosa è fatta la nostra materia. Il diritto è fatto di una materia che io chiamerei senza ombra di dubbio ambiguità. La legge dell'ambiguità nel campo giuridico infatti pervade gran parte o forse tutti i grandi concetti che usiamo abitualmente. Per rimanere nei confini del diritto costituzionale, che è il mio diritto, potrei fare degli esempi parlando di cittadinanza, di democrazia, di libertà, di uguaglianza, di legge, di Stato, di Costituzione, di politica. E se avessimo il tempo potrei farvi vedere come ciascuna di queste parole che a prima vista ci sembra chiara, possiamo rivoltarla e vederne altri lati. Mi soffermo solo su una di queste parole, libertà. Noi sappiamo che cos'è la libertà? Sì? Montesquieu, in un passo in cui si occupa dei numerosi concetti di libertà, dice che per i moscoviti, gli abitanti di Mosca, la libertà era portare la barba, perché Pietro il Grande, per ragioni igieniche, aveva imposto ai moscoviti di tagliarsela. Ecco, per loro la libertà è tagliarsi la barba. Noi abbiamo forse una nozione di libertà un po' più densa di significati, però guardate che la libertà, intendendola nel modo più ovvio, cioè la possibilità riconosciuta di mettere in atto la nostra volontà, no? di decidere le nostre azioni secondo la nostra volontà e non essere limitati da altre volontà opposte. Questa volontà si traduce facilmente in potere. I più forti, i più sapienti, i più ricchi hanno più libertà dei più deboli, dei più poveri, degli ammalati, di coloro che non hanno conoscenze. Quindi la libertà nelle mani dei potenti, diciamo, si trasforma in potere su coloro che stanno giù nella scala sociale, dei deboli. Per i deboli la libertà non è quella cosa lì di cui vi ho appena parlato. La libertà è la liberazione dall'oppressione dei più forti che fanno uso della loro libertà. Sono due concezioni della libertà speculari, una in contrasto con l'altra, e come voi facilmente capite, una delle regole dell'ambiguità è proprio questa, che le stesse parole dette dai potenti significano una cosa, dette dagli impotenti, dagli umili, da quelli che non hanno potere, significa la cosa opposta. L'anno prossimo, se verrò invitato a parlarvi, farò gli altri esempi, democrazia, diritti, eccetera, eccetera. Ma qui non posso. Ora, le considerazioni che ho fatto fin qui hanno cercato di collocare il dubbio e la problematicità che esso comporta tra lo scetticismo e il dogmatismo, lo dicevo all'inizio. Il dubbio implica la non definitività delle nostre idee e per questo si contrappone al dogma. D'altra parte, non cade nella tentazione di dire che nulla è certo e dunque tutto è relativo e una cosa vale l'altra e per questo si contrappone allo scetticismo. Si potrebbe dire così, l'etica del dubbio è tale che invita alla ricerca del vero, del buono, del giusto, pur sapendo che nella condizione umana l'accesso alla verità assoluta, quella con la V maiuscola, è precluso. Il dubbio, si può dire così, è una terza via. Trovare la verità è impossibile, trovarla, ma cercarla non è insensato. Anzi, è un dovere esistenziale. Questa trilogia è anche una classificazione delle forme politiche. Scetticismo, dogmatismo, dubbio.
E per affrontare questa che è la seconda e ultima parte della mia chiacchierata, faccio un richiamo ancora una volta biblico, ma dicevo, Dostoevskij dice che la Bibbia, pensate che bella immagine usa, la Bibbia è il bassorilievo dell'umanità. È come nella Bibbia fosse scolpito un bassorilievo in cui troviamo tutte le esperienze, tutti i drammi, tutte le cose disgustose o meravigliose che fanno parte della nostra vita. È il bassorilievo dell'umanità. Allora, questo riferimento, adesso non lo leggo perché non ho tempo, ma lo riassumo, è il processo che ha portato alla crocifissione di Gesù. Posso dare per acquisito che più o meno si sa come sono andate le cose, ma in estrema sintesi si è aperto un conflitto nell'anno 33 d.C. tra il Sinedrio di Gerusalemme. Il Sinedrio era la massima autorità politico-religiosa del mondo giudaico di allora, un conflitto tra il Sinedrio e Pilato. Pilato era il governatore romano in Giudea, in Palestina, diciamo. L'oggetto della disputa era la vita o la morte di Gesù. Come voi sapete, e come raccontano i Vangeli, c'è stato un processo, un procedimento in cui da un lato il Sinedrio, fiancheggiato dalla folla, dicono i Vangeli che la folla che stava nel cortile del pretorio dove stava Pilato era aizzata dai sommi sacerdoti, quindi sommi sacerdoti, Sinedrio e folla erano un blocco unico, che chiedevano, che imploravano la crocifissione di Gesù, no? Il grido crucifige eum, crucifige, ripetuto 3 volte. Dall'altra parte Pilato, il quale, come dicono i Vangeli, era, sapete qual è la celeberrima domanda che Gesù riceve da Pilato, no? Gesù dice: io sono la verità. E Pilato gli dice: ma cos'è la verità? Gli pone questa domanda e se ne va. A dimostrazione del fatto che Pilato non credeva nella verità, era l'espressione dello scetticismo del mondo romano. Invece il Sinedrio agiva secondo i dogmi dell'epoca. Il Cristo doveva essere messo a morte perché si era proclamato figlio di Dio. Questa era una bestemmia e meritava la morte. Ecco, allora in questo processo si scontrano nella maniera più drammatica e più chiara le due mentalità che vi dicevo. Da un lato il dogma, che non ammette dubbi. Il Cristo deve morire. Dall'altro Pilato, che dice: ma in fondo cosa me ne importa della vita o della morte di questo Nazareno? Non me ne importa niente. Come sapete, Pilato aveva attraversato dei momenti di dubbio. Non era convinto dall'accusa dei sinedriti, dei sommi sacerdoti. Però alla fine, siccome era uno scettico, dice: vabbè, fate voi, mi rimetto a quello che dite voi. E questo episodio è spesso citato come un esempio scandaloso di democrazia. Cioè, di fronte a un caso dubbio per Pilato, che cosa fa Pilato? Si rivolge al voto popolare, alla voce del popolo. Che sia una democrazia quella,
tutto da discutere. Comunque è considerato uno scandalo della democrazia, perché si dice: se la democrazia, cioè se rivolgersi al popolo, porta alla crocifissione del Cristo e alla liberazione di Barabba, no? Ricordate, o l'uno o l'altro, beh, questo è un forte argomento contro la democrazia. Qui dico tra parentesi che quella non era una democrazia, quella folla non sapeva che cosa stava facendo, era aizzata. Ma comunque, quell'episodio ci mette di fronte al fatto che si confrontano due mentalità opposte, il dogma e lo scetticismo. Però arrivano allo stesso risultato, la crocifissione dell'innocente. Cos'è che aveva mosso alla fine Pilato? No? Fate voi, prendetelo e crocifiggetelo, dice ai sommi sacerdoti. E dice, si fa portare la brocca con l'acqua e se ne lava le mani. Io mi lavo le mani del sangue di quest'uomo. Cioè, lo scettico è per l'appunto colui che ritiene che una cosa valga l'altra, no? Tutto indifferente, e se ne lava le mani. I sinedriti, ricordate cosa rispondono? Rispondono una formula opposta a questa: il sangue di costui ricada su di noi e sui nostri figli. Cioè noi, in nome del nostro dogma, siamo disposti ad accettare questa maledizione, perché il dogma non ha dubbi, è disposto ad accettare le estreme conseguenze. Ora, questo episodio è stato commentato da uno dei massimi giuristi del secolo scorso, che si chiama Hans Kelsen, il quale ha individuato nel comportamento di Pilato l'essenza della democrazia, che sarebbe sintetizzabile così: di fronte a un caso controverso, a un dubbio, si metta ai voti la soluzione. Questa sarebbe l'essenza della democrazia. Però questo episodio che avevo ricordato per sommi capi si finisce per oscillare tra due estremi: il dogma e lo scetticismo, l'assolutismo e il relativismo dei valori. La democrazia inammissibile per lo spirito dogmatico, no? Lo spirito dogmatico ha in testa la sua verità, non è disposto a metterla ai voti. Sarebbe invece giustificata solo in un contesto spirituale scettico e relativista. Questa è la tesi di Kelsen. Democrazia e scetticismo si legherebbero così l'una all'altra, come la conseguenza si lega alla premessa. I sinedriti avrebbero sì accettato il ricorso al popolo, anzi alla folla, non difficile chiamarlo popolo, ma solo dopo averli istigata. La folla fu per loro solo una massa di manovra. Il personaggio positivo dal punto di vista democratico, sempre Kelsen, sarebbe Pilato, che è remissivo rispetto agli umori popolari. Ecco, la mia idea è diversa. Lo scetticismo di Pilato, che non sa che cosa sia la verità, né si preoccupa di saperlo, né si preoccupa di sapere se quell'uomo è colpevole o innocente, si incontra con il dogmatismo del Sinedrio nella messa a morte di un uomo. Il primo, Pilato, non sapendo che cosa sia la verità e non preoccupandosi di saperlo. Sì, che cosa fa Pilato? Si abbandona al suo interesse,
all'esigenza del potere. Pilato non voleva dispiacere ai sinedriti, perché i sinedriti lo avevano minacciato, ricordate, di denunciarlo al Cesare di Roma. Il Cristo si era dichiarato re dei giudei, ma nell'impero romano c'era posto per un solo re, un solo imperatore. Era un crimine lese maiestatis quello. E i sinedriti avevano detto a Pilato: se tu non lo crocifiggi, noi ti denunciamo. E una volta denunciato, forse Pilato sarebbe caduto in disgrazia presso il Cesare di Roma. I secondi sinedriti avevano l'intento di difendere l'ortodossia, fanatizzando il popolo. Sempre il popolo entra in scena, ma a partire da premesse opposte: lo scetticismo di colui che se ne lava le mani, Pilato, e il dogmatismo di chi è così sicuro da invocare su di sé il sangue della vittima. Però il risultato è lo stesso. Spesso si è interpretata la condanna del Cristo a morire sulla croce, in quanto la parola decisiva fu pronunciata dal popolo, come l'esito di un processo democratico. E su questa base si è assunto quel processo come un atto d'accusa contro la democrazia stessa, in quanto essa ha consentito, col consenso dei più, di mettere a morte il giusto per eccellenza, il figlio di Dio per chi crede. In verità è impossibile usare la parola democrazia nel significato odierno per indicare una vicenda svoltasi 2000 anni fa. Cioè, voglio dire, questa idea, allora non avevo nessuna idea di che cosa fosse la democrazia come la intendiamo noi. C'erano solo autocrazie, c'erano solo tiranni sanguinari. Però appunto nella discussione quell'episodio viene assunto come esempio, anzi primo esempio di democrazia, parallelo al processo di Socrate. Anche Socrate è stato messo a morte dal popolo riunito nell'agorà. Sono due esempi archetipici a cui ci si rivolge. Tuttavia, per amore di argomentazione, accettiamo l'idea della crocifissione del Cristo come frutto perverso di democrazia. Accettiamolo per amore di argomentazione. E che cosa diremmo? Potremmo dire che si è trattato di democrazia scettica nel caso di Pilato e di democrazia dogmatica nel caso del Sinedrio. Coincidentia oppositorum, dall'esito mortale. Questo ci deve far riflettere. Ecco abbozzate due mentalità, due forme di pensiero, del dogmatico e dell'opportunista, Pilato l'opportunista. Tutte e due, in determinate circostanze, possono essere compatibili con la democrazia intesa nel senso più rozzo, come mero appello al popolo. Anzi, possono perfino abbracciarla, la democrazia, con enfasi, e così apparire ultra o iperdemocratiche. Ci sono dittatori feroci che si proclamano iperdemocratici perché fanno ricorso al popolo in un modo simile a quello che è accaduto 2000 anni fa. Ma loro, costoro, in ogni caso, dietro l'apparenza, ma la loro, dietro l'apparenza, non è un'adesione alla democrazia, ma è piuttosto una adulazione interessata del popolo, adulazione, che dura finché serve. Il dogmatico e lo scettico non servono la democrazia, ma se ne servono, se e fino a quando può servire. In entrambi i casi la democrazia non è un valore, ma un mero strumento che si butta via quando non serve più, quando il popolo non è più d'accordo con te. Allora in quel caso entrano in funzione i manganelli, le carceri, le torture, i carri armati. Se il popolo è d'accordo, invece, ci si proclama iperdemocratici. Lo scettico, a sua volta, siccome non crede in nulla e nemmeno alla democrazia, è pronto ad abbandonarlo quando entra in conflitto la democrazia col suo interesse. Si tratta di mentalità, ma non solo.
Riprendiamo il discorso dal dubbio, come ho cercato di fare all'inizio. Né la democrazia dogmatica né quella scettica conoscono, danno spazio al dubbio. Invece il dubbio trova il posto d'onore in quella che possiamo definire democrazia critica. Ecco, questo è il concetto che alla fine vorrei cercare di trasmettere. Democrazia dogmatica, democrazia scettica, democrazia critica. Che cosa intendo? La democrazia critica non presume di possedere la verità e la giustizia, ma nemmeno ne considera insensata la ricerca nelle sue procedure di discorso pubblico, di confronto, di contrasto. Questo è il pensiero della possibilità. La possibilità. Nella democrazia critica noi siamo soli con noi stessi, ma abbiamo di fronte a noi delle possibilità che dobbiamo utilizzare, sfruttare. Pensiero della possibilità che è proprio di coloro che rigettano tanto l'arroganza del dogma posseduto, quanto la rinuncia in nome dell'accettazione passiva della realtà. Le cose sono così, sono sempre andate così, non c'è niente da fare. Questo è lo scetticismo. Il pensiero della possibilità contiene sempre e di nuovo l'apertura alla ricerca e il postulato è la strutturale plurivalenza di ogni situazione in cui ci si venga a trovare. La sua esigenza etica non è la verità o la giustizia assolute, ma tra tutte le possibilità la ricerca orientata al meglio, un'esigenza che lo spirito dogmatico e lo spirito scettico negano. Il primo perché ritiene di possedere la verità, il secondo perché in una tentazione assolutistica rovesciata non sa che farsene della verità. Alla democrazia che assume come atteggiamento spirituale la ricerca delle possibilità, appunto, darei il nome di democrazia critica. La sua molla, quella che la fa funzionare, il suo principio dinamico, è ciò a cui è intitolata questa conversazione, appunto, il dubbio. Perciò questa democrazia non può essere un tronfio regime sicuro di sé, che rifiuta le autocritiche, che guarda solo avanti, che è sempre incondizionatamente proiettato allo scopo ultimo che si dà. È un regime inquieto, circospetto, diffidente nei suoi stessi confronti, sempre pronto a riconoscere i propri errori e a mettersi in causa e a ricominciare da capo. Questa democrazia si preclude le opere grandiose e terribili della verità e della forza, il Reich millenario. No, la democrazia critica si accontenta di fare il meglio che si può giorno per giorno. Per quanto possa apparire priva di nerbo ai fautori della politica vigorosa, con questa rinuncia ottiene però la democrazia critica di affrancarsi dalla necessità e di aprirsi alla libertà. Non è la libertà trionfante e finale che crede nelle opere definitive, nelle conquiste irreversibili dell'umanità, nei compimenti epocali. È piuttosto la libertà timorosa e iniziale di chi si considera sempre ai primi passi. Ogni giorno noi compiamo primi passi. E confidando di poter agire per il meglio, teme però anche, in ogni momento, di poter rovinare tutto. In questo duplice atteggiamento, aperto all'ottimismo, poter fare il meglio, ma non chiuso al pessimismo, timore di poter fare il peggio, sta il punto d'equilibrio della democrazia critica. A proposito, mi date ancora 10 minuti? Sì. No, non esageriamo. No, siccome nella presentazione è stato citato il mio amato maestro Norberto Bobbio, a proposito di ottimismo e pessimismo, sapete,
sono categorie rozze, banali, ma c'è un passo di uno scritto di Bobbio che dice: non tutti gli ottimisti sono sciocchi, ma certamente tutti gli sciocchi sono ottimisti. Quindi questo ci suggerisce che una buona dose di pessimismo, cioè di timore di fare il peggio, che ci accada il peggio e che noi contribuiamo al peggio, dovrebbe essere sempre presente, non da solo, perché il pessimismo radicale ci porta all'impotenza, a dire vabbè, non c'è niente da fare, ma unito a quella forza creativa, propositiva, che è l'ottimismo, cioè l'idea che possiamo fare qualche cosa, che l'idea di dire tutto va male, quell'idea che vi dicevo prima, quando io ho accennato al fatto che io non partecipo più al dibattito pubblico, perché tanto non c'è nulla da fare. Ecco, qui dico adesso che è un'idea sbagliata, perché è un'idea che concede troppo al pessimismo, mentre c'è molto da fare. Nulla per la democrazia critica è tanto insensato quanto la divinizzazione del popolo, di cui è espressione la massima che tutti conosciamo, vox populi, vox dei, una vera e propria forma di idolatria politica. Questa grossolana teologia democratica si addice alle concezioni trionfalistiche e acritiche del potere del popolo, che spesso non sono altro che adulazioni insincere e interessate che i potenti rivolgono al popolo. L'autorità del popolo nella democrazia critica non dipende affatto da presunte qualità sovrumane, il fatto che il popolo sia Dio, sia il Dio in terra. Dipende invece dalla ragione esattamente contraria, dall'assunzione cioè di tutti gli uomini e le donne e del popolo tutto intero come necessariamente limitati e fallibili e tuttavia capaci di pensare e agire per raddrizzare quello che Kant chiamava il legno storto dell'umanità, agire per piano piano. La premessa della democrazia critica è l'abbandono dell'illusione che la giustizia sia a portata di mano e l'accettazione realistica che si sia tutti continuamente carenti, tutti siamo carenti rispetto al compito comune, tutti manchiamo rispetto al compito comune. Se ciò nonostante continuiamo a dare fiducia all'autorità popolare, è perché qualunque altra soluzione sarebbe peggiore di questa. Chi potrebbe infatti immaginare la pacifica soggezione, dico questo perché dalla lettura dei giornali degli ultimi 2 anni sapete bene che è in corso una tendenza di coloro che dicono la democrazia è un brutto regime e fanno l'elogio della oligarchia, il diritto di voto dato a tutti. Che brutta cosa, meglio i pochi che sanno, ecco. Ma ogni soluzione diversa dalla democrazia sarebbe peggiore della democrazia, direi io. Chi potrebbe immaginare la pacifica soggezione di una parte del popolo a un'altra parte, cioè una parte del popolo alla quale noi diciamo tu sei indegno, sei ignorante, tu non hai diritto di cittadinanza, ce l'abbiamo solo noi che sappiamo, che conosciamo, i migliori. Chi potrebbe immaginare che i primi accetterebbero tranquillamente una squalifica di questo genere? Chi nella sfera politica tra di noi riconoscerebbe il proprio minor valore rispetto al valore di altri? Ove si instaurasse un confronto non solo verbale, chi è meglio dell'altro, ma un confronto materiale che usa la forza,
sul terreno di chi vale di più sarebbe la guerra civile. E la risoluzione del conflitto non dipenderebbe dalla preponderanza dei meriti degli uni rispetto agli altri, ma dipenderebbe dalla prepotenza del più forte. E nella storia sappiamo bene che sempre i più forti si sono proclamati migliori dei deboli e in base a questa autoconsiderazione hanno rivendicato il diritto di governare i deboli. Eppure sempre più frequentemente si levano voci da ogni parte che denunciano il difetto di qualità della democrazia e pongono la domanda di come possano le giuste soluzioni dei nostri problemi venire dalla massa del popolo, per lo più privo di attitudini e di strumenti conoscitivi per affrontarli. Come può la volontà dell'imbecille, che fa massa, valere come quella del sapiente? Non sarebbe meglio che il popolo tacesse e lasciasse la parola ai migliori, ai più onesti, ai più competenti, categorie alle quali inevitabilmente si ascrivono coloro che pongono la domanda? Se a questo punto chi pone la domanda com'è possibile questo scandalo che ha anche gli ignoranti, chi pone questa domanda è perché si considera dall'altra parte. Secondo la democrazia critica, ciò di cui sto cercando di farvi l'elogio, queste domande tradizionali nel repertorio antidemocratico di destra, ma oggi diffuse anche in un ambiguo elitarismo di sinistra, nel migliore dei casi sono il frutto di insofferenza o di stanchezza democratica. Ciò non di meno, non si può negare che esse mettano il dito su una piaga, tanto più evidente oggi, in quanto maggiori e frequenti sono le possibilità che il numero ha di farsi sentire e farsi valere, direttamente e incondizionatamente, cioè di credersi davvero la Vox Dei, che parla non solo eleggendo i propri rappresentanti, ma decidendo direttamente con gli strumenti dell'informatica, con i social, come si chiamano. La democrazia ha una chance di non farsi travolgere solo a condizione di guardare in faccia la realtà. L'aspetto delle democrazie odierne è spesso poco presentabile. Non siamo soddisfatti della nostra democrazia. Negarlo per adulare il popolo, facendolo improbabilmente simile a Dio, è una strategia democraticamente suicida. Ma al contrario, tentare soluzioni di élite in nome delle esigenze della qualità è una contraddizione democratica. E infatti, nello spirito della democrazia, che come si dice, ci senta coinvolti tutti nello stesso destino, non possiamo fare queste distinzioni manichee. Così che le carenze degli uni non possono valere a giustificare le pretese degli altri ad avere un privilegio politico. I limiti di qualcuno si riverberano sulla qualità della democrazia nel suo complesso e divengono così limiti di tutti. Il fatto che nella democrazia prevalgano fanatismi, ignoranza, eccetera, eccetera. Certo colpa degli ignoranti e dei fanatici, ma questo difetto si riverbera in difetto della democrazia nel suo insieme. In quanto regime di tutti, la democrazia è un sistema di vita e di governo la cui qualità è una media generale, non dico la mediocrità, dico è una media. E nella democrazia è vietato far parte per sé medesime e stabilire graduatorie e fomentare discriminazioni, anche solo psicologiche, che inevitabilmente finiscono per alimentare il cancro dell'invidia sociale. Quelli che stanno sotto, che non sono riconosciuti, invidiano gli altri. E una delle maledizioni della democrazia, classici, Platone, Aristotele, e l'invidia sociale, che è un sentimento distruttivo.
L'unica cosa che si può dire allora è che il difetto di qualità nella democrazia è un onere affinché tutti, principalmente coloro che si ritengono dotati di maggiori virtù, raddoppino i loro sforzi per colmare le distanze, non per basarsi sulle distanze e discriminare, ma colmare le distanze. Il senso della comune appartenenza e la consapevolezza che nessuno può pretendere di far parte per se stesso, creando solchi e mondi separati, sono alla fine la forza che renderebbe possibile il miglioramento comune. La vecchia e banale questione, se sia giusto che il voto dell'imbecille valga come quello del sapiente e del saggio, trova qui la sua risposta. Una risposta non facile da accettare da chi non si rende conto della fatica necessaria in ogni vita comune e pretenderebbe di seguire le vie corte. Gli ignoranti fuori, via. Secondo le parole di Antonio Gramsci, il computo dei voti, il voto dell'uno vale come il voto del, il computo dei voti non è l'espressione del dominio della mediocrità, ma la manifestazione terminale di un lungo processo di formazione delle opinioni collettive, in cui tutti hanno la possibilità di esercitare la loro influenza, massimamente coloro che dispongono di maggiori e migliori energie da destinare alla cura delle cose pubbliche. Se coloro che annoverano se stessi tra gli ottimati, nonostante le loro possibilità, restano minoranza inascoltata, lo imputino a loro stessi e semmai raddoppino gli sforzi e chiedano dove hanno sbagliato nel ritirarsi. E così sono. Guardate, ho ancora due paginette, abbiate pazienza perché qui viene poi la cosa interessante, no? Si tiene sempre alla fine. Ho detto poc'anzi che l'autorità del popolo, secondo la democrazia critica, non deriva dalle sue qualità che lo facciano simile a Dio, ma dai suoi limiti, che lo rendono simile agli uomini che la compongono, questa forma di democrazia. A vox populi vox Dei si contrappone vox populi vox hominum, la nostra modesta, limitata capacità di esprimerci. Questo è evidentemente un rovesciamento rispetto alle concezioni trionfalistiche che fondano la democrazia non sui limiti, ma sulle qualità del popolo. Una fondazione modesta e realistica introduce necessariamente la questione, sconosciuta altrimenti, dei limiti della democrazia. La democrazia non è solo un sistema di reggimento politico imperfetto, ma addirittura trae la sua forza dalla imperfezione. Perché noi abbiamo dei dubbi? Perché siamo imperfetti, se no saremo dei. È naturale allora discutere dei suoi limiti, discussioni incomprensibili nelle versioni acritiche, cioè dogmatico-scettiche della democrazia. Le prime non conoscono limiti perché presumono di conoscere la verità, le seconde perché all'opposto sono indifferenti e da questa indifferenza traggono la conseguenza che tutto allora è permesso. Nella democrazia critica è implicito un limite che spesso non è preso in considerazione. Attenzione, questo è un punto, è quasi una spada di Damocle che sta su di noi. Ogni decisione in questo tipo di democrazia è sottoposta al setaccio del dubbio. Non immagino, no? E deve perciò poter essere revocabile e rivedibile. Le decisioni definitive sono sospette perché la definitività presuppone l'onnipotenza del potere dogmatico o del potere che non ha dubbi. Il processo di Gesù ci parla della messa a morte di un uomo. Questo è il caso limite della contraddizione con l'etica della possibilità. L'atteggiamento di fronte alla morte come pena, alla pena di morte, non è un fatto accidentale delle democrazie,
ma qualifica la loro essenza. Dove è prevista la pena di morte, vige o il dogma o lo scetticismo. I regimi totalitari hanno la pena di morte. In Italia, caduto il fascismo, la prima cosa che si è fatta è abolire la pena di morte. Oppure la pena di morte, siccome lo scettico non crede in niente, pensa che la vita degli altri valga poco più di zero e quindi è disposto a sacrificarla quando è nel suo interesse. Ma la democrazia critica non rifugge soltanto dalla pena di morte. Guardate che sto parlando di pena di morte, vi sembrerà un argomento lontano dai nostri tempi. La storia dell'umanità, da quando abbiamo memoria, è una storia dove la pena di morte era la pena ordinaria. Solo da due secoli si è messa in discussione la legittimità della pena di morte. E guardate che le cose possono ritornare. Si può creare una situazione nella quale qualcuno invocherà di nuovo la pena di morte. E già qualche volta accade. Dunque, la democrazia critica non rifugge solo dalla pena di morte. Essa è incompatibile con una quantità di altre decisioni, in quanto irreversibili come tali, o che comportano conseguenze irreversibili. Non posso qui fare un censimento. Basta che accenni alla guerra. La guerra è la tipica decisione, dichiarare una guerra, guardate, non la guerra difensiva è un'altra cosa, ma dichiarare una guerra è un atto senza ritorno. Pensiamo alla distruzione di risorse culturali, naturali e ambientali, che sono limitate e non rinnovabili. Pensiamo alle politiche economiche e sociali che hanno una sola dimensione, cioè non si guardano le altre dimensioni. Politiche che una volta iniziate, in caso di difficoltà, non permettono soluzioni alternative o di ripiegamento, ma solo l'intensificazione delle medesime, forse fino al suicidio. Pensate alle difficoltà in cui si trova il capitalismo finanziarizzato del nostro tempo. Ci sono difficoltà, la crisi, ne abbiamo una alle spalle, con effetti tragici. Negli Stati Uniti ci sono coloro che pensano che un'altra crisi si sta avvicinando. Come si pensa di affrontare queste crisi? Non con il pensiero della possibilità, andando a vedere se c'è qualche altro lato da esplorare, ma intensificando le politiche del capitalismo finanziarizzato. Cioè sembra che è come un cavaturaccioli che va sempre più in fondo, cioè si insiste forse fino al suicidio. Il dubbio è una grande forma di protezione contro il suicidio, contro le politiche suicidarie. Prima di giungere a decisioni irreversibili, il buon governo e la prudenza chiedono di esplorare fino in fondo le possibilità alternative non irreversibili. Tra due decisioni è preferibile quella che lascia aperte altre possibilità, o almeno che ne brucia per il futuro il minor numero. E questo è il grande tema del nostro tempo. La grande questione dei cosiddetti diritti delle generazioni future, cioè la questione che si può riassumere così: che mondo lasceremo ai nostri figli e ai nostri nipoti quando abbiamo consumato le risorse ambientali, quando abbiamo distrutto le nostre tradizioni, quando avremo reso la vita invivibile o vivibile a una qualità molto più bassa? Ecco, questo è il tema che si comincia ad affrontare, i diritti delle generazioni future. Questa questione ha a che fare strettamente con i limiti della democrazia della generazione presente, dei quali stiamo qui parlando, perché una delle tentazioni della democrazia, siccome in democrazia si vince avendo i voti, cos'è la cosa più facile? È offrire beni
agli elettori, comprare i voti. E come si fa a comprare i voti? Distribuendo risorse e quindi impoverendo il mondo in cui viviamo e quindi lasciandolo ai nostri posteri più povero. Esiste anche un aspetto, diciamo così, di diritto costituzionale della nostra questione. La democrazia critica è incompatibile con l'esistenza di atti politici definitivi, incontestabili. Al momento attuale si tratta della tendenza ad attribuire alla democrazia diretta, al referendum, alla consultazione in rete, il valore di un diktat al quale ci si deve solo inchinare, senza poterlo discutere ed eventualmente contrastare. Quando il popolo si esprime, si dice che la sua è l'ultima parola, come una volta si diceva del re di diritto divino. Il re non può far male, perché sopra di lui ha Dio che lo protegge. Questa teologia politica si è spostata dal re al popolo divinizzato. Ciò sarebbe nell'essenza della democrazia, che il popolo ha sempre ragione, che avrebbe così semplicemente spostato il privilegio del re a favore del popolo. Ma di quale democrazia? Non di quella imperfetta, critica, di cui ho cercato di fare l'elogio, proprio a causa di quella che sembra una debolezza ed è invece la sua forza. L'esposizione alla provocazione del dubbio. Questa è la sua forza. E adesso io vi ringrazio perché non avete manifestato dubbi in maniera virulenta e siete stati fino alla fine.